Crespo, Crespo che ha fatto una buona partita contro il Milan, una partita già persa poi alla fine dal Parma per 1-0. Parlo di nuovo, calcio di punizione a favore di Cesena, 16 minuti al termine del tempo regolamentare, questo è il fallo ai danni di Giaccherini che si è spostato a destra con l'ingresso di Malonga che ha dato la parte opposta. Punizione di tutti in carica a Barolo, intanto è pronto un cambio, noi intanto andiamo a Brescia. Ci prova l'Udinese, intanto arriverà un cambio anche per il Brescia, fuori terra e dentro con Antonio, però ancora il brasiliano che va via l'uomo, ancora con il mancino, ed è sul fondo, ci chiude lo specchio della Corpa Andano che ce l'ha dato via al marocchino Benatia, grandissima giocata del brasiliano che ha spinto moltissimo, Benatia ci prova e qui rischia anche tanto, andava sulle gambe, tra l'altro faccio davvero dolore, l'ex empolese straordinario la scorsa stagione, 29 reti, quindi sta facendo molto bene oggi, è stato per l'Udinese andrà qua per il Natale, una cosa che è stato per la terra, cascinandolo per il Brescia, stava andando a vedere il battere del solito storico, ha giocato un'ottima partita, Fabio anche in centrale per cercare di schiacciarsi un trinaccio del secondo palo, c'è l'intervenire, l'intervenire con i pugni, andiamo di cielo lontano, poi pallone per Asamoah, ancora Asamoah che lancia per Sanchez, di una meraviglia, che ha incontrato da Bagliocco, riesce a dare con quel pallone lì a sinistra per Zapata, arriva Iller, ancora lo Svizzero che cambia gioco, l'apertura lì al centro per Pinti, Pinti però sbaglia il suggerimento, arriva in seconda battuta Benatia, si apre per un altro cileno, Isla, apertura di esterno, ancora per Corrado, poi Iller, ancora Pinti, l'ex giocatore del Chievo avanza, il pallone dentro, faccio una grida però per Zemina, poi Martinez con un pallonetto va via con molta eleganza, e anche l'intervento di Iller, potrebbe partire contro il piede della Brescia con la lunga cavalcata ancora di Conè, grandissima giocata di Conè, l'apertura per Martinez, va il costo richiamo, chiama dentro supporto, arriva Bagliocco che ha corso moltissimo come sempre da questa partita, Bagliocco potrebbe dare la cross dalla distanza dentro per Caracciolo, chiede viene salvata che allontana, pallone ancora giocato da Bagliocco che però lo perde, fa recuperare il pallone, Iller cerca di puntare e demai, pallone per Samoa, ancora la ripostazione meglio di Lese in questa fase del secondo tempo, lancio in profondità per Corrado, non arriva sul pallone, ci arriva Zemina e andiamo a fare. Volevo facere un'esplorazione insistita di Dacerovic, pronto nuovo, palla morbida, schiaffetto alla trasversale, 32 sul cronometro, la ripresa, un Palermo che insiste, che ci crede, che vuole continuare a dare spettacolo e soddisfazioni, Catania, qui la punizione va fuori di un soffio. E appena entrato in campo, dopo 7 mesi, Sciama, al posto di Gomez del Papolo, dove ricorda l'1-1 per il Catania, era operato per ricostruire il legamento tracciato anteriore al ginocchio sinistro lo scorso 17 marzo, dopo la prima presenza stagionale dopo circa 7 mesi, l'esterno mancino che aveva fatto benissimo con il Catania prima del gol e poi soprattutto di Gregori. In precedenza, poco fa, Maggio anticipa potenza al limite dell'area piccola, riesce ad arrivare sul cross di Lavezzi, ma dal pallone però Aldo sopra la porta di Anduca. Adesso c'è calcio di punizione per il Napoli sul punto di battuta Gargano e la Betti, ci sono 33 nel corso del secondo tempo, il totale è cambiato per circa 10, con il pareggio del Catania segnato da Gomez, però il tempo Cavani ha segnato per il Napoli. C'è uno schema descritto lo sinistro, quello del Napoli, Zuniga, poi Cavani fa della porta, per Sciama, lo stesso Cavani arriva sul pallone al limite dell'area, prova il gol, Sciama, manda il pallone in calcio d'angolo, Brescia, Brescia! Fernando Corradi, primo gol stagionale, Udinese in vantaggio a Brescia, un risultato che è una beffa onestamente per quello che si è visto in campo, ma Corradi è stato bravissimo a andare via a seguire le cross, a tuffarsi di testa e a beffare il portiere Sereni, Udinese in vantaggio, Corradi che è entrato da pochi minuti per Dennis, arriva il cross perfetto di Pasquale, ruba il tempo alla centrale, in questo caso alla mano il fiuto del cannoniere e Bernardo Corradi segna un gol pesantissimo che allontana l'Udinese dall'ultimo posto in classifica, almeno per il momento, bellissima la girata di Corradi, nulla può Sereni. E il veterano toscano va a segnare il gol dell'1-0. Brescia che adesso ha 10 minuti più recupero per cercare di pareggiare una partita che onestamente aveva dominato dal primo.
25esima partita in Serie A, questa è la classifica parte bassa, adesso è il Parma ultimo, l'Udinese a calcio forse, sono le calce di Cesena. Come diceva Luca Boschetto, il Parma è arrivato ultimo in classifica e poco fa ha avuto anche una grande occasione in Cesena per dire che insomma si sta mettendo male di quello di Giallo, nonostante la zona da partita si sta giocando meglio dalla squadra in terra. Poco fa però una doppia occasione per il Cesena, prima solo anche la porta Maloga sulla torre di e poi di Cesena lì che la partita in posizione regolare, controlla Maloga, contrato e poi sulla respinta la possibilità di Caserta, la grande risposta di Miranda. Andiamo subito a Genova però, Genova! Rigor 1-1, un gol bellissimo, un calcio di punizione, se l'hai fatto, lui ha sbagliato lo settore con il Mazzioni, se ne è un gran gol di sinistro con punizione. Sempre con la partita numero 100 in Serie A, Reto Ziegler, 1-1. La punizione di Ziegler, posta attenta, tocca a Fre, la passa, 1-1. Tiro dentro, difficile da prendere nel portiere francese, non l'ha spiritato, è lo attacca. È il tanto pareggio, questa volta non è riuscita a arrivarci Fre, quindi io in campo. Primo gol stagionale per Reto Ziegler, cambia ancora perché è l'impatto la classifica, si va al Parma, ora c'è la Fiorentina, Cassano, prova ancora, gli riesce Cassano, per la rigore, Cassano, fa la protesta, Cassano, Cassano, 2-1 Parma, in due minuti, cambia la partita, Antonio Cassano. Gol numero 4, il campionato per Cassano. La Fiorentina è in ginocchio, ora è l'ultima mezz'ora. Però il gol di Cassano, vinta e controfinta, fino a sedere il difensore della Fiorentina, fino a sedere Fre, ha segnato un gran bel gol. Ora verrà anche ammonito Cassano, ma non fa niente, abbiamo un giallo molto dolce per Cassano, tutti lo vanno ad avversare, è scivolato Gamberini, le schizze di Cassano contro Comotto, fino a sedere una volta Gamberini, poi prende incontro tempo Fre, infortunato Gamberini, ha un Cassano nella vinta di corpo, fa scorrere il pallone, palla a destra, palla a sinistra, ma la palla ha diviso il giocatore della Fiorentina, è in fondo alla rete. Adesso tutto pochissimi minuti a Ferraris, Fiorentina che era avanti per 1-0, è tutto politicamente con punizione di Ziegler, poi si è pensato Cassano. Se la riesce a ripartire la partita la Fiorentina. Mazzioni, Cerci. Dai, contro il Ziegler, Cerci. C'è spazio, l'ultimo tocco dello svizzero, calcio d'angolo. Adesso aumentano il volume, tifosi della Samp. Primo piano, strano di fatto per Antonio Cassano. Calcio d'angolo. Alla linea di Natali, prova a saltare, tocca Gamberini, ma non andrà buono, riesce a uscire Cirsi, Coman, su, questo è della Santa, Donatella, altre pallone, lontana Palombo, è cambiata la partita al Ferrari, 2-1 per la Santa, prima Ziegler, per il gol del Parigi, poi Cassano, Torino. Antonino continua la sua di Kratic, se lo sognerà questa notte, avrà l'incubine in spalla, pallone che finisce sulla palo. Ancora una partita strepitosa da parte di Kandic, anche se in questo secondo tempo la Juve ha scritto molto meno. Marchisio, andiamo a Catania. Altro angolo per il Catania, pronto fatto con Sciama, durante il campo a 7 metri, l'operazione alla crociata per del ginocchio sinistro, il pallone per rifiuti, saranno per il secondo tempo, però sbuono sul secondo palo, che si riduce sempre l'angolo, ma c'è un fallo di Silvestre, dunque ci sarà calcio di punizione per il Napoli, 1-1, 9 per il secondo tempo, a pareggiare la rete di Cavani. Andiamo a Palermo.